Il mio sogno è montare a cavallo e girare tutto il mondo a cavallo fino a 100 anni. Già adesso ho dei ricordi meravigliosi, per esempio nel Cotswolds a maggio, in un bosco pieno di luce, era una giornata magnifica e c'era un tappeto di bluebell in fiore. E quindi questo mare di blu, con questi colori e questo canter leggero, era la pura musica della vita. Altre volte, sempre nel bosco, sempre nel Cotswolds, delle volpi con degli occhi neri, sfidanti, e ho capito cosa vuol dire essere una volpe. E ancora, per esempio, al Castelluccio in Umbria, dove ho amici carissimi, andare a giugno, a fine giugno, quando c'è quella fioritura magnifica, e ci sono questi prati pieni di papaveri in fiore, di margherite, di fiordalisi, e sembra veramente un campo impressionista. E ancora ad Agadir, in autunno, ad ottobre, quando ci sono tutte le grandi migrazioni, ed è bellissimo galoppare in questi bracci di mare con centinaia di aironi rosa che ti mostrano veramente la bellezza, ma anche la fragilità della vita. E ancora quest'estate, per esempio sui Carpazi, ritrovare le montagne come erano in Italia 40 anni fa, vedere ancora tagliare il fieno col falcetto, rastrellare con rastrello di legno, avere i carri col cavallo. E questa gente che ha ritmi ancora molto antichi, una gentilezza antica, e queste verdi a perdita d'occhio senza vedere un turista. Ecco, poter riesplorare il mondo a cavallo, con questa intensità, con questa dolcezza, con questa morbidezza, ma anche tutte le antenne della mente e del cuore aperte a sentire quanto noi possiamo tornare a contatto veramente con la vita vera, con la vita profonda, con la vita che ci fa sentire il privilegio di essere sani, il privilegio di essere vivi, il privilegio di fare uno sport che ci aiuta a restare in sintonia con noi stessi e la bellezza del mondo.